In studio Gioventù Politica. Allora, nel frattempo, in questo break pubblicitario, sono arrivati due graditissimi ospiti, ve li presento. Abbiamo Alvise Maniero, sindaco di Mira, Quindi tu sei vediamo se la stanno inquadrando, vediamo se la regia riesce a proporlo. E una poi, persona invece, giovane, anche no, ecco un l'assessore alle po' politiche educative e pari opportunità, sempre Enrico, nel comune di Mira, scacco assessora. importante, Giusto, Orietta Vanin. Grazie allora di organizzare essere qua qualcosa. intervenuti. Parleremo anche del problema e la questione che è esplosa proprio in questi giorni sulla cronaca, il problema delle pulizie nelle scuole del Veneziano, che è solo, credo, la punta dell'iceberg. Allora, prima di parlare di questo, si sono messi in nota. Abbiamo l'intervento, lo abbiamo Rete Studenti Medi. Sì, piacere, sono Prego. Antonio della rete degli studenti medi e sono uno studente al terzo anno delle superiori al Curiel. Ora, io sono un po' sbigottito più che altro dall'utilizzo che si sta facendo della parola politica questa sera. Io mi chiedo cosa si intende allora per politica, perché la politica, quella che a me piace, che a me piace vedere, la faccio tutti i giorni, ma perché la politica nel senso alto della cosa ci circonda, la politica la fai quando studi filosofia, la politica la vivi quotidianamente. Io non capisco bene il senso di questa cosa. Si è parlato di tentativi di fare politica nelle scuole, ma la politica va fatta nelle scuole, l'educazione civica è fare politica nelle scuole, infatti non Ma non ha capisco senso questa unico, cosa, però. dire la verità. E altra cosa, poi si è parlato anche di scuola, anche in generale, una scuola migliore, una scuola che vogliamo, la si costruisce investendo seriamente sull'istruzione, facendo ripartire l'istruzione, riavviando tutti quelli che sono stati i servizi che ci sono stati tolti, anzitutto, e poi pensando anche a una riforma radicale di quello che è tutto il sistema scolastico, perché non è possibile che io sono in terza superiore, per carità, io so già, penso di saper già cosa voglio fare nella mia vita, mi piacerebbe aiutare le persone, adesso devo capire bene in che modo, però sono già abbastanza indirizzato. E trovo ridicolo Tutti al Curiel, che immagino. io non riesco a fare molte materie perché non ci sono i soldi per farlo, ecco. E non è una cosa che può continuare così. Quindi quello che tu segnali è non ci sono i fondi per poter fare le cose che Sì, hanno necessario esattamente, altri. e servirebbe anche una riforma strutturale della scuola italiana, una riforma che permetta a tutte quante le persone di diventare dei cittadini. Ecco, se puoi passare il microfono alle tue spalle, c'è Enrico Scacco che prima non ha avuto modo di far parlare quando era qua in prima fila, ma Grazie. sapeva che era un posto Sì, in sì, sì. prestito. Allora, Partito Democratico, beh, tu sei stato ospite anche qui tra i giovani, tra l'altro, quindi sei un esponente giovane del Partito Democratico. Dal tuo punto di vista, la scuola che cosa si deve fare? Adesso, diciamo così, la strada che ha intrapreso il ministro Maria Chiara Carrozza ti soddisfa? È un piano Io credo che che questo potrebbe, sia diciamo. un inizio anche perché il problema, quello centrale direi di questa sera, non è tanto la politicizzazione della scuola, che penso che sia un po' uno dei grandi stereotipi della destra, un po' come la magistratura rossa, no? La scuola comunista e socialista. Peccato che poi insomma, ci si dimentica che in 70 anni di storia repubblicana la sinistra ben poco è stata al governo, quindi se fosse veramente così noi dovremmo avere dei plebisciti quando abbiamo le elezioni politiche. Non funziona così. Toni Negri è un professore, ce ne sono tanti altri, ci sono stati anche professori universitari con simpatie fasciste, quindi non mi pare che ci sia proprio questo monolitismo nel mondo scolastico italiano. Il problema penso che sia ridare centralità alla scuola, cioè i tagli progressivi, i tagli orizzontali che abbiamo visto finora, beh, insomma, dobbiamo interrompere, dobbiamo cambiare marcia. Quindi in questo senso forse quello che sta facendo il ministro può essere un buon inizio. È molto poco, bisogna fare molto di più. Bisogna ridare centralità alla scuola perché è l'istituto che è garantito dallo Stato per istruire, educare e formare poi i nuovi giovani, no? Si parla molto spesso di mancanza di educazione. Ma l'educazione si impara in due istituti fondamentali, la scuola e la famiglia. E molto spesso, visto che anche la famiglia sta subendo delle mutazioni, dei cambiamenti anche radicali, molto spesso abbiamo genitori che non si occupano dei figli, la scuola è l'interfaccia principale con cui si sviluppa poi il senso civico, no?
dello studente e del minore. Ritengo che questo sia proprio il problema fondamentale. In questi anni, negli ultimi anni, questo mi duole dirlo, soprattutto con i governi di centrodestra, insomma, la scuola è sempre stata il reparto da tagliare, no? Insieme alla sanità. Quando c'era un problema di bilancio bisognava tagliare la scuola e la sanità. Vediamo gli effetti, no? La sanità, abbiamo creato dei buchi enormi nelle regioni che erano considerate le più virtuose, la Lombardia, il Veneto, il Lazio. Lo stesso vale per la scuola, ma vediamo gli effetti. Se qualcuno si è letto i dati, per esempio, che citava Tullio De Mauro, che è uno dei più grandi linguisti italiani, diceva che più del 50% degli italiani è analfabeta di ritorno. Questo cosa vuol dire? Che ha avuto una scolarizzazione, però adesso non riesce neanche a leggere un testo in italiano di senso compiuto. Questa direi che è un'emergenza culturale che non, insomma, grida vendetta. Poi l'Italia è il paese che ha le università più antiche del mondo, un sistema scolastico dell'infanzia che una volta venivano a studiare dall'estero. Non mi ricordo, gli americani venivano a studiare il modello emiliano, per esempio, delle scuole. Beh, insomma, magari qualche buon istituto noi ce l'abbiamo avuto, dei valori scolastici molto buoni e degli istituti che funzionavano ce li abbiamo avuti. Dovremmo tornare a quello più che parlare di toni neri, diciamo, all'università italiana. Ci fanno ben sperare. Ti devo fermare, abbiamo un telespettatore in linea. Allora, la regia, se vuole passarci questa telefonata. Buonasera. No, la linea è caduta evidentemente. Si è stanca. Allora, abbiamo un altro intervento, avete il microfono? Sì, eccolo qua, prego. Sì. Allora. Buonasera, io sono Andrea Tegon e sono uno studente di giurisprudenza dell'Università di Padova nella sede di Treviso. Ci sono 3-4 appunti che secondo me vanno fatti su quanto detto finora. Innanzitutto, quando si parla di tagli, sono tutti peccatori, perché partiamo dal 2000 con la riforma Berlinguer, cioè Luigi Berlinguer, mi pare che quello fosse un governo di sinistra, perché era Prodi. Arriva il 2003 con la riforma Moratti, mi pare che quello fosse un governo di destra. Arriviamo al 2008 con la riforma Gelmini, mi pare che quello fosse un governo di destra. Quindi destra e sinistra, nessuno dei due può parlare, nessuno dei due può puntare il dito contro l'altro, perché tutti e due hanno sempre fatto i tagli. Poi, due cose. Meno male che il dottor Casa ha fatto riferimento a Gentile, perché tutti quanti parlano, sì, no, forma coreana, svedese, ma nessuno parla del fatto che Giovanni Gentile è quello che ha creato la scuola di adesso. Ed era una scuola creata per quello che era il problema di allora, che era l'analfabetismo. Quindi noi abbiamo una scuola che per forza è vecchia, è stata creata per lo scopo che era l'analfabetismo, ce la portiamo dietro da 80 anni. E poi non si può non dare ragione all'avvocato esponente della Lega Nord. La politicizzazione è un problema adesso nelle scuole, c'è tuttora. Nelle scuole pubbliche non ne parliamo, nelle scuole private magari un po' meno, ma c'è. Io non ho problemi a dirlo, vengo da una scuola dove avevo una preside che faceva i presidi e faceva i comizi elettorali, politici o quelli che erano, e quando andavamo a scuola e magari c'erano gli scioperi o quello che erano, ci dicevano, ci facevano pesare l'essere andati a scuola. Questa è una cosa inconcepibile. Abbiamo di nuovo il telespettatore in linea. Allora, buonasera, gentilmente ci dice il suo nome e da dove chiama. Sì, buonasera a tutti, io sono Italo e chiamo da Padova. Prego, signor Italo, ci dica. Volevo chiedere, visto che si parla di scuola, se i presenti lì, e in particolare mi interesserebbe sapere se lo ha letto il professor Ermanno Casen, un libro di un certo Carlo Callegari, che mi è proprio capitato sotto mano in questi giorni, il cui titolo è Il coraggio di cambiare per non morire, eliminando l'aberrazione umana radice di tutti i mali. Allora, questo libro è molto interessante perché, per esempio, a pagina 124 parla dell'analfabetismo di ritorno o funzionale. Ma quello che io volevo dire, visto che sto assistendo a una interessantissima trasmissione sulla scuola, che se io avessi letto questo libro 16-17 anni fa, quando mi sono nati i primi figli, a scuola probabilmente non ce li avrei mandati, perché mi piacerebbe molto che fosse invitato questo ospite, che mi pare che abbia 84 anni, l'ho visto una volta in televisione alle 6 del mattino e sono rimasto stupefatto dall'elasticità, dalla vivacità mentale. E io assolutamente non mi permetterei mai di riassumere il contenuto di questo libro, però penso che sarebbe molto interessante e vorrei sapere se qualcuno dei presenti, che magari ha fatto il preside o l'insegnante universitario, ha letto questo libro, perché penso che sarebbe illuminante averlo come
vostro interlocutore come ospite, perché mi ha insegnato delle cose che io non credevo assolutamente esistessero, anche dal punto di vista della storia della scuola a livello internazionale, e io sono rimasto stupefatto da questo testo e volevo proprio chiedere espressamente al professor Armando Case, che io stimo tantissimo come persona di cultura, se per caso è a conoscenza o ha letto questo libro, perché evidentemente certi discorsi poi si eviterebbe di farli. Grazie, grazie signor Italo. Grazie infinite, grazie, grazie. Buonasera e buon lavoro a tutti. Buona serata a lei, grazie. Grazie. So dell'esistenza di questo libro, però non ho avuto ancora tempo di leggerlo. Però io volevo portare la discussione su un altro livello. Io mi trovo all'università di fronte a un sacco di giovani che sono assolutamente attenti e propensi ad imparare. C'è voglia quando di imparare. Quando io affronto determinati argomenti, per esempio della comunicazione, e si intende comunicazione oggi normalmente il telefonino e la televisione, e invece io li riporto a Dante e la comunicazione che Dante faceva, che a quell'epoca era importantissima perché non c'erano i mezzi di comunicazione di adesso, ma soprattutto nella concezione della comunicazione. Fanno fatica a seguirmi, non conoscono Dante. Io mi trovo, più vado avanti, io trovo la differenza di preparazione, di cultura dei primi allievi che avevo 15 anni fa rispetto a questi di oggi, che sempre di più si perde il contatto con la cultura italiana e con la cultura in generale, ma non solo da un punto di vista della letteratura, ma anche della matematica, una carenza enorme nella storia, ma la storia contemporanea e la storia recente. C'è un vuoto totale. Allora c'è qualcosa nelle scuole che manca e vedo la differenza, per esempio, anche qui c'è una considerazione da fare. Tutti hanno accesso all'università, però la problematica è che taluni escono da alcune scuole, no? Quindi scuole tecniche, e alcuni escono dal liceo e dal classico e scientifico, no? E la differenza si nota, perché il livello di comunicazione degli uni rispetto agli altri è enorme, anche se quelli che arrivano, io ne ho contezza quest'anno, sono affamati di sapere, si rendono conto che sono stati trascurati. Allora la riforma non va fatta soltanto all'interno dell'università, ma nelle scuole, nella parificazione di determinate scuole, dove talune potranno essere più tecniche, ma comunque una cultura di base deve essere andata anche a quelle scuole, se no quando entrano in università sono effettivamente degli analfabeti e fanno fatica. Faccio delle lezioni dove mi chiedono perché non capiscono quello che sto dicendo, perché gli mancano i riferimenti elementari su cui nasce la conversazione e la lezione. Io in proposito volevo sentire anche la professoressa Pavan per capire se anche lei riscontra questa carenza, chiamiamola così, di preparazione nei giovani, se l'ha riscontrata nell'arco del tempo. Oddio, generalizzare è sempre brutto. Può succedere che qualche studente possa smarrirsi di fronte a qualche riferimento. A me piace condividere con questi studenti che in qualche maniera sono smarriti, non hanno dei riferimenti, non hanno avuto l'opportunità di essere messi in contatto con determinate nozioni. Mi piace condividerli con loro. Io insegno all'università e considero la mia attività l'ultima spiaggia. Io insegno sia alla laurea di primo livello che quella di secondo livello, la magistrale. E penso, lingue, giusto? Sì, insegno inglese e comunicazione interculturale. Se non riusciamo a entrare in contatto con loro all'università, poi i ragazzi e le ragazze sono persi, quindi è molto importante che si possa instaurare un rapporto con loro, cosa che riesco a fare quando le classi hanno un numero discreto
e che non riesco a fare in certi corsi dove mi trovo in aule con 150 studenti. Non è didattica. Bisogna rivedere molte cose per quanto riguarda l'università. Certo, questo è un aspetto dell'università, però io volevo parlare, invece fare un passetto indietro, lo faccio anch'io fisicamente, e parlare ancora del liceo, perché in questo periodo si sta sperimentando anche, si sta cercando di trovare delle soluzioni e fare qualcosa di nuovo, e si sta parlando della scuola italiana che dura troppo, il liceo dura troppo, 5 anni, si sta sperimentando di passare a 4 anni. Una prima cosa. Ecco, allora io inizierei da Arica. Secondo te, rispetto agli altri paesi europei, la nostra scuola dura troppo? Sì, anche nel modello americano, tra l'altro, dura meno. In effetti si esce dalle università comunque sempre più in là con l'età, anche rispetto appunto agli altri paesi. Probabilmente potrebbe essere una soluzione anche un po' più coraggiosa. Bisogna un po' provare a cambiare, anche avere un po' più... anche a fare un salto nel vuoto a volte, se può portare a dei miglioramenti. Marco, secondo te può essere una soluzione, un primo passetto? Sì. Iniziamo ad abbreviare i licei. Sì, sì. 4 anni. La proposta della Ministro credo sia interessante, cioè accorciare la vita scolastica, liceale di uno studente è sicuramente interessante, perché può quantomeno ridurre la dispersione scolastica, che oggi è ancora un problema rilevante. Certo, i numeri sono ancora elevatissimi. Però la carrozza, perché questo è il tema, senza andare in Finlandia, il tema è che la critica che hanno sollevato è che si andrebbe a tagliare sul personale. Certo. Esatto. Quindi no, bisognerebbe invece guardare la qualità dell'insegnamento, direi. L'altra cosa è il test in valsi che la carrozza vuole incentivare. Io penso che la scuola pubblica italiana debba guardare con un occhio di riguardo anche al fundraising, cioè a tutti quei capitali privati che, visto che lo Stato non c'ha più una lira, è bene anche che gli privati investano nelle strutture pubbliche, magari detassando poi sulla dichiarazione di redditi. Questo può essere sicuramente una cosa interessante. Ultima cosa che lancio è una sorta di rendere gli istituti scolastici maggiormente indipendenti, cioè che siano in grado. Parla anche di autonomia scolastica. L'autonomia scolastica è fondamentale, cioè non possiamo più pensare che l'Italia è tanto grande, tanto bella quanto piccola, cioè l'autonomia scolastica potrebbe dare una mano a tutti quegli istituti che possono scegliere loro stessi quanti docenti assumere, possono scegliere sulle spese vive da finanziare o meno. E c'è un bellissimo studio dell'Università di Pisa, peraltro una eco l'ha data anche l'Ocse, dove nei paesi dove si applica appunto l'autonomia scolastica rendono meglio, gli studenti rendono meglio e diciamo c'è una maggiore efficienza dell'istruzione. Bene. Allora, Roberto Bazzarello, tu 4 anni di liceo sono sufficienti? Potrebbe essere una soluzione, adesso io la metto così, però... Secondo me può essere una soluzione sicuramente da studiare, da verificare. Penso però che non sia un problema di durata, ma bensì di qualità. Oggi abbiamo un problema fondamentale, che è quello che le materie o alcune delle materie che vengono studiate nel corso di studio poi non sono riconosciute nel mondo del lavoro o nel mondo delle imprese. Quindi secondo me dovremmo cercare anche di entrare poi nel merito della scuola di qualità, di capire quali sono le materie su cui focalizzarci. Certo. Nicola? Sì, io mi rilaccio al discorso che ha fatto appunto Roberto Bazzarello, dicendo che non è tanto questione di durata del liceo, ma è il discorso di qualità. E il problema, giustamente, è che poi molte materie non vengono riconosciute a livello europeo. Prendo l'esempio del latino e del greco. Questo infatti volevo aprire poi latino e greco, quelle che sono le materie allora, che si studiano, allora, io sono, hanno ancora significato oppure no? Io sono uno strano difensore del latino e del greco, però credo ci sia... c'è necessità di fare anche una riforma da questo punto di vista, perché sia il latino sia il greco sono materie che non vengono insegnate in nessuna parte al mondo. Parlando della mia esperienza personale, a livello liceale non vengono insegnate in nessuna parte al mondo. Qual è la difficoltà sinceramente che c'è oggi nella scuola pubblica? Nella scuola pubblica noi sappiamo che stiamo andando verso un mondo che, per quanto possa piacere o meno, è digitalizzato. Ed è un mondo in cui l'informatica prenderà sempre più piede nella nostra vita quotidiana. Mancano oggi quei veri corsi di informatica anche all'interno delle scuole. Parlo per il liceo classico, in cui questa cosa manca. Quindi
attenzione, prendiamo con cautela il discorso della durata, pensiamo piuttosto a migliorare la qualità. Jacopo, per te? Mi fa molto piacere sentire un ospite qua di fronte a me e altri due ospiti sentir dire cose 5 stelle già portate in Parlamento, già nel programma. Voi avete un programma scolastico? Beh, un programma scolastico sicuramente molto incentrato, cioè, verso quello che è la digitizzazione. Digitalizzazione, grazie mille. E tutto quello che è l'insegnamento dell'inglese fino dai primi anni scolastici. La durata del liceo, secondo te, accorciare, portare a 4 anni? Sì, può essere una buona idea, anche in funzione, per esempio, paesi anglosassoni, già adesso, paesi anglosassoni sono stati citati, dell'anno sabbatico, che viene tipico prima di iniziare i corsi universitari. Parlavamo di finanziamenti privati, un emendamento del deputato Cariello, 5 Stelle, che ha portato l'8 per 1000 da destinare agli edifici scolastici, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, quindi cose che già ci sono, pensieri presenti, già non solamente delle proposte che ci piacerebbe fare, come lo scivolone. Sì, ma l'8 per 1000 è una roba prima Repubblica, l'8 per 1000 e noi destiniamo quest'anno. Scusami. Chi lo deve avere lo avrà tra 2 o 3 anni, le scuole stanno crollando, dovete dire. Lo scivolone che ha fatto la ministra Carrozza ricorda quello del nostro amico. Lo scivolone avete fatto voi con un emendamento in deroga alla Costituzione. Loro fanno gli emendamenti in deroga alla Costituzione. Trovo. Sentiamo anche Filippo. Comunque 150 milioni per la messa in sicurezza delle scuole nel decreto del fare ci sono. Ah. Comunque sono, infatti li ho soprattutto visti, per le scuole in cui sono presenti ancora strutture pensate con l'amianto. Ecco, quelli almeno li abbiamo trovati. Li ho visti. Poi, e credo che intanto questo sia, cioè, in un momento di spending review, cioè, credo che sia importante. E poi sui 4 anni. Io credo sì, potrebbe essere una soluzione. Penso che comunque vada migliorato il rapporto tra scuole e piccole e medie imprese. Cioè il problema vero è che, secondo me, il problema vero non è il latino e il greco. Cioè noi abbiamo un'autonomia culturale come Italia e per fortuna che ancora c'è qualcuno che vuole difenderla, anzi dovremmo investire di più sulla connessione tra materie umanistiche e sì, professioni. Le manovre, perché le chiamiamo cultura, spending review, cultura, e non in latino o in greco. Cultura è economia. Cioè, investire sulla cultura è stimato che se si investono un miliardo e sette sulla cultura, questo miliardo e sette produce 40 miliardi di PIL. Questa è una cosa assurda. Cioè, i dati sono questi. Allora, se non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umanistico, investiamo sulla cultura. Cioè, voglio dire, io voglio avere voglio vedere un paese in cui un laureato in lettere o uno che fa conservazione dei beni culturali, cioè, sia valorizzato per quello che ha studiato e sia un'eccellenza da vantare nei confronti del resto del mondo. Se è bravo ovviamente, beh, certo, meritocrazia, ovvio. Però molto spesso le materie umanistiche vengono considerate di livello inferiore. E non è assolutamente vero, perché un paese come l'Italia, col patrimonio culturale che ha, dovrebbe puntare su questo, perché ho capito che il 5% del PIL proviene dalla cultura, però un paese come l'Italia, con la maggior parte delle opere culturali del mondo, dovrebbe investire di più su questo punto. Allora, dovremmo andare in pubblicità, però volevo prima introdurre un attimo quello che è il discorso con Alvise Maniero, perché abbiamo parlato fino adesso di scuola per quanto riguarda l'insegnamento, però poi invece ci sono anche i servizi collegati alla scuola. Nel veneziano in questi giorni è esploso quello che probabilmente è un po' il vertice di un iceberg. Il problema delle pulizie, non ci sono più i fondi, cosa è successo? Non intendo abbassare il livello del dibattito, la massima considerazione per tutto quanto detto, però ho veramente l'impressione, e il mio dovere come amministratore locale è quello di riportarlo, ho l'impressione che stiamo perdendo di vista cosa stia succedendo nei territori, nei comuni e nelle scuole. Noi veniamo da un'assemblea con centinaia di genitori in cui abbiamo fatto il punto della situazione di fronte al fatto che a causa di un taglio governativo del Ministero, in occasione dell'ultimo bando che ha a che fare con i servizi scolastici, in particolare con le pulizie, con i servizi ausiliari,
Di fatto noi ci siamo trovati nelle condizioni di essere obbligati, in seguito a parere negativo di ULS sulle condizioni igienico-sanitarie di alcune strutture, a chiudere le scuole. Non so quanti secondi ho a disposizione. Quello che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando, grazie soprattutto ai cittadini e ai genitori che sono meravigliosi, organizzatissimi, pacifici nella maniera più totale ma determinati senza la minima eccezione, quello che abbiamo affrontato ha avuto veramente del surreale. Un cambio di appalto, un cambio di servizi che ha lasciato le scuole con la terra sotto i banchi, con i bagni in condizioni indescrivibili, con le mense insomma sicuramente non adeguate a un bambino. Quello che stiamo affrontando è un contatto continuo in cui imploriamo, minacciamo, chiediamo, esortiamo tutti i livelli amministrativi, dagli uffici scolastici provinciali a quelli regionali, al MIUR, il prefetto. E che tipo di risposta avete? Cosa vi dicono? Ecco, la risposta è stata, ha seguito un'evoluzione. In una prima fase evidentemente non era stata percepita non solo l'assurdità e la perversione della decisione di tagliare su servizi tanto essenziali, ma quello che io considero e non posso considerare altrimenti che un errore madornale che si è concretizzato, immanentizzato nei nostri territori con non il taglio già di per sé, secondo me, scandaloso del 30% su questo tipo di servizi. Nei nostri territori, credo per questo errore perverso, è diventato qualcosa sul 70-77%, con il risultato che abbiamo operatrici con contratti di mezz'ora per pulire una scuola, i bimbi nelle condizioni che abbiamo detto, con più di un parere negativo dell'ASL e con delle situazioni che sono imbarazzanti per la scuola pubblica, per tutto quello che rappresenta e che noi qui dentro diciamo dovrebbe rappresentare. Mi conforta, se non altro, che vista l'inferno letteralmente che abbiamo scatenato, non solo noi, ma il problema riguarda almeno 60 istituti nel veneziano e già sta emergendo altrove, qualcuno si sta accorgendo molto in alto dell'errore. C'è stato un incontro urgente ieri tra Manutencoop, che è la ditta vincitrice di questo mega appalto sovraregionale, e i vertici ministeriali. Le notizie ci dicono che i toni sono stati molto duri da parte del Ministero e questo ci conforta, perché questo stempera la tesi che qualcun altro portava avanti, che addirittura andava a attribuire alla maleducazione dei bambini la sporcizia nelle scuole. Questo insomma ha aggiunto disgusto allo scandalo. La nota positiva però è veramente riscontrare l'altissimo livello di civismo e di coscienza civica dei genitori e delle operatrici che si sono uniti, si sono organizzati e sono stati veramente fondamentali in questo momento. Noi veniamo adesso da una riunione con la cittadinanza, è stato uno dei momenti più alti e più fieri per noi della nostra piccola esperienza di amministratori. Ecco, assessora Vanin, ci sono stati anche dei genitori che si sono offerti, no? Mi pare, per fare le pulizie nelle scuole. Sì, allora la situazione è molto grave e le offerte sono state di tutti i tipi. I bambini stessi dicono: maestra, dateci qualcosa, facciamo noi. Ma credo che questo sia impensabile e non debba succedere mai, perché la scuola non va lasciata da sola e non va lasciata in balia di qualsiasi situazione. La solidarietà è una cosa, la consapevolezza dei bisogni della scuola è un'altra. Certo. Il taglio coinvolge nel Veneto tutte le province, con punte che vanno appunto come a Mira oltre il 70%, e poi si mediano intorno al 40. Che cosa significa poi in realtà? Significa che un'operatrice che aveva 35 ore di contratto di servizio ne ha 5 alla settimana. Ed è un servizio che prevede la sorveglianza, la guardiania, le pulizie. È gravissimo essere arrivati a questo, perché o aprono, o puliscono, o sorvegliano. Un'ora al giorno, 40 minuti al giorno, sono surreali. Non esiste. La scuola italiana è ridotta così. Oltre al fatto che gli edifici sono da ristrutturare, sono da mettere a norma, sono da mettere nelle condizioni per poter tenere i bambini a scuola di più, non di meno. Perché i bambini, i ragazzi, soprattutto poi la fascia delle medie,
è fondamentalmente lasciata a se stessa e bisogna intervenire con una politica che veramente dia contenuti, non solo nei programmi. Io faccio l'insegnante, mi occupo di formazione e credo che il principio fondamentale che ci deve passare è che siamo sempre tutti in formazione permanente e i nostri studenti non devono stare di meno a scuola, devono starci di più e fare tante cose. Noi abbiamo un indirizzo musicale, ma non basta. Scusi un momento, ho un problema col microfono, dalla regia mi dicono, ah, perché ci sono i capelli e la sua treccia, eccola qua. Un unico pezzo. Dicevo, il principio importante è che dobbiamo pensarci tutti in formazione permanente. Chi fa docente sa benissimo che non ha mai smesso di studiare tutta la vita, tutta la vita. Denaro, e quindi così? Assolutamente. Ritorno sul discorso del liceo a 4 anni. Se nasconde un problema di taglio del personale, non risolve il problema, certo. Semplicemente lo sposta. Come il problema è... Però è una realtà in altri paesi europei comunque. È una scuola strutturata diversamente. È un problema di destinazione delle risorse, di criteri con cui si... usano le risorse, intanto ci vogliono più risorse, non certo. Diminuire il welfare, ma in questo momento bisogna almeno mantenerlo, proprio perché c'è una crisi economica. In secondo luogo bisogna ragionare su come sviluppare le risorse che ci sono. Io dico, guardiamo le funzioni della scuola, la prima è l'istruzione, cioè formare una conoscenza, una competenza di base per la professionalità o per la continuazione dello studio. Una seconda è l'educazione, la formazione dell'io, la capacità di stare insieme agli altri dentro un quadro valoriale e di relazionalità. Penso per esempio a Habermas, chi ha teorizzato tutto questo. E terzo è la cittadinanza, cioè la capacità di stare nel mondo come cittadino critico e diciamo protagonista di storia. In questo senso, io concludo dicendo, non bisogna che la burocrazia sostituisca il welfare nella scuola, cioè il welfare è il cittadino che con l'aiuto dello Stato risponde ai propri bisogni, e principio di sussidiarietà. Primo, invece troviamo che questo welfare è stato sostituito dalla burocrazia. Cioè c'è tutta una serie di norme che non puntano alla persona ma a una istituzione astratta. Secondo, la centralità dello studente, cioè bisogna che la scuola torni ad avere come centro lo studente, come aveva all'inizio, è stato giustamente, le università sono nate dagli studenti. In terzo luogo, cioè io quando dico progettualità dello studente non vuol dire che faccia un'assemblea ogni tanto, dico che possa fare dei progetti e che questi progetti vengano anche aiutati. Ad esempio, non esistono più borse di studio, cioè noi facevamo 10 anni fa la cittadinanza con l'aiuto dell'ufficio scolastico regionale, da 5 anni non esistono più fondi, dobbiamo trovarceli, fundraising, andiamo dai privati, per esempio i Rotary, eccetera. Esatto. Ma, la quarta cosa, cioè la terza cosa che io dico, è la professionalità dell'insegnante, perché è la centralità di tutto, il rapporto studente-insegnante, insegnante-studente. È lì che si gioca tutto. Ecco allora, 4 o 5 anni, a me non interessa se sono anni di vero e fecondo comunicazione intergenerazionale, di vera comunicazione culturale. E, la formazione degli insegnanti è solo una questione economica? Non è solo una questione, perché l'aggiornamento, per esempio, che è stato tagliato, cioè, si è fatto solo per 2 o 3 anni e poi è stato bloccato di nuovo, è fondamentale. Cioè, i ragazzi hanno diritto di avere degli insegnanti di altissimo livello e di pretendere tantissimo da loro, come del resto anche gli insegnanti. Cioè, è fondamentale la professionalità dell'insegnante. Esatto. Con questa politica che porta veramente a sminuire, anche a togliere la motivazione all'insegnante, è chiaro che 4 o 5 anni
Non è questo che decide, decide la qualità della vita che si, e del rapporto che si instaura all'interno della scuola. Per concludere, la cittadinanza, cioè prima si parlava di politica, io dico si deve parlare di cittadinanza a scuola, cioè di politeia, in senso nel quale c'era detto Hannah Arendt, di quella politeia perduta, cioè di quella capacità di relazionarsi positivamente con gli altri, che è una nuova nascita, la nascita non fisica, biologica, ma del cittadino. Questo si deve tornare a fare a scuola, qualora sia stato interrotto. Grazie, abbiamo un... volevi intervenire, sì. No? Prego, dai, dopo andiamo. Allora, io sono Alessandro Toso e faccio parte della rete degli studenti medi qua di Padova. Volevo un attimo intervenire su due cose che erano state dette. Una era la digitalizzazione. La digitalizzazione sì, è importante, però in un paese dove le scuole crollano, non serve. Cioè, prima bisogna mettere a posto le scuole. Scuola mia, io faccio il Duca d'Aosta, sono rappresentante dell'istituto e sono al quarto anno. Avete problemi? L'anno scorso è crollato un pezzo del corridoio e per i tre mesi finali non abbiamo potuto comunicare da un lato all'altro della scuola. Dovevamo fare un giro nel quale dovevamo uscire dalla scuola, andare in strada e ritornare dentro la scuola. Pensare alla digitalizzazione, ai totem per i badge quando certo, tu dici, arrivi a scuola, insomma, serve bene, è inutile. Provare a qualcosa di, poi un'altra cosa, i finanziamenti privati. Io scuole sono private, molto o finanziamenti che arrivano da... Esatto. Io non sono molto favorevole perché secondo me, come il pubblico non dovrebbe entrare nella scuola privata, i privati non devono entrare nella scuola pubblica, secondo me. No, questo sono due cose diverse. Volevo un attimo finire dicendo non ci sono più soldi, bisogna andare a chiedere poi a chi li ha e incentivare l'entrata del denaro privato nella pubblica istruzione. Può finire? Un'altra cosa, noi come rete degli studenti medi a livello nazionale portiamo avanti da parecchi anni, io sono dentro l'associazione da quando ero in prima, quindi da 4 anni, e quando ero in prima c'è questo progetto che si chiama La Scuola Che Vogliamo. La Scuola Che Vogliamo è una proposta di riforma, perché noi sì, scendiamo in piazza, protestiamo, ma anche portiamo in piazza una proposta. Dai, riesci sì, lo dico due, in due secondi. È un progetto di scuola diversa. Al punto di togliere un anno, non dalle scuole superiori, ma dalle scuole medie, che devono essere modificate e devono portare a deve essere un modo per far capire allo studente cosa vuole. Poi c'è un biennio unitario prima dei 3 anni finali, dove si specializza in quello che vuole lo studente. E appunto in questa proposta c'è una riforma totale della scuola, da partire dai luoghi della scuola, che questa è molto utopistica. Voi questa proposta l'avete presentata a qualcuno? Vi è stata data una risposta? Abbiamo proposta, ma non c'è stata data una risposta, appunto perché l'abbiamo portata avanti sin da quando c'era la Gelmini e la Gelmini non ha mai aperto un tavolo. Ancora non avete con avuto, insomma, non siete stati ascoltati. Professor Kasen, dopo andiamo in pubblicità. Beh, il pubblico e privato, io sono dell'avviso ormai che se si copia da alcune università americane o inglesi o anche tedesche, il fare delle fondazioni che siano parallele, che non siano però non entrino nel merito dell'attività scolastica e didattica, ma che siano delle fondazioni che siano in grado di dare un valore aggiunto e sostenere economicamente la scuola, sia una cosa intelligente ed essenziale. Anche perché, diciamolo chiaro, spesso la scuola è alla deriva e anche gli insegnanti abbandonati a se stessi spesso non camminano dritti. Non voglio fare una critica così a pioggia, però diciamo che una deriva della scuola esiste non soltanto da un punto di vista degli immobili che ormai sono vetusti, ma anche degli insegnanti che non vengono sufficientemente seguiti, sufficientemente controllati, sufficientemente aggiornati. Questa è la cosa che è importante. Per esempio, il rapporto tra una fondazione e l'università americana
è che alla fine si vogliono capire i risultati, cioè ti do i soldi, ma non entro nel merito di quello che fai, entro nel merito dei risultati che ottieni. Allora sei libero di farlo. Allora un ricercatore viene finanziato per 5 anni. Dopo 5 anni, se non ottiene i risultati riconosciuti a livello nazionale o internazionale che siano, si cambia, si chiede, si fa una concorrenza sul mercato, si richiedono altri cervelli da altri posti. Non è che noi italiani, quando c'è questo esodo di cervelli, sia soltanto una questione di carenza. C'è la richiesta da altre parti di persone che siano preparate e vengono messe a confronto. Dopo 5 anni non hanno combinato niente. Italiano, tedesco che sia, o americano o inglese, viene lasciato a se stesso. Quindi lo stimolo e il controllo, che non è il controllo se fai bene o se fai male, dammi i risultati. E i risultati sono fondamentali. Quindi, quindi meritocrazia e al tempo stesso anche controllo. Sicuramente questa manca completamente nella scuola italiana, perché c'è tutta una deriva che nasce da tutta una serie di fenomeni, ma ciascuno di noi lo sa, l'ha provato, lo ha visto, e quindi questo è un altro punto. Teniamo su i muri delle scuole, ma teniamo su anche gli insegnanti, diamo l'opportunità agli insegnanti di essere orgogliosi. E l'altro aspetto, che le paghe sono fallimentari, cioè io non posso pagare un insegnante quello che viene pagato in questo momento, perché non ha nessuno stimolo a fare il suo mestiere. E attenzione, un insegnante ha in mano fisicamente il cervello dei giovani e quindi lui è prezioso. Se io esalto e stimolo l'insegnante e non lo metto in condizione di trovarsi il secondo lavoro, perché sennò non tiene i piedi alla famiglia, perché questo è il fenomeno, allora lui si dedica e avrà gratificazione dalla scuola e si creerà un movimento virtuoso, un circolo virtuoso che è fondamentale nella scuola. Quanto alla durata, è giusto che sia più corta. Dove tagliare? Io credo che il suggerimento che diceva il giovane davanti a me è importante nelle scuole più basse, perché troppo si allungano determinati percorsi scolastici nelle medie e nelle elementari. Perché l'università si sta allungando. Si sta allungando perché uno, quando fa il triennio, poi la specialistica, poi comunque deve farsi un master o un qualche cosa che ancor meglio, perché la scienza continua a svilupparsi e la specializzazione continua a crescere in forma esponenziale. Anche nell'università ci vuole la meritocrazia. Bene, allora andiamo in pubblicità, la regia lo sollecita giustamente, ci ritroviamo tra qualche minuto. Gioventù Politica.